La guerra, secondo te, è un fatto o un significato? Nel mondo, in questo preciso istante, ci sono oltre 10 conflitti molto gravi che producono migliaia di morti tutti i giorni. In Congo sono morti negli ultimi 20 anni oltre 3 milioni di persone massacrate. In Siria 500.000. In Messico ce ne sono stati 400.000. In Sudan 300.000, in Iraq oltre 50.000, in Afghanistan più di 100.000, in Yemen 20.000 persone, in Palestina muoiono tra le 1.000 e le 30.000, 40.000 persone tutti gli anni. Ma tu te ne sei mai accorto? Te ne sei mai reso conto? Adesso l'unica guerra vera, che sembra essere un fatto concreto, è quella che fa il buon Putin. O cattivo, che dir si voglia, poco importa. Ma è veramente lui l'artefice di tutto ciò? Oppure quell'altro signore che indossa la bandiera a strisce con le stelline? Oppure il nostro presidente del consiglio? Sono veramente loro gli attori principali di questa situazione? O il presidente dell'Ucraina? Sono veramente loro? Com'è che da quando la lente di ingrandimento si è spostata da quella situazione che abbiamo vissuto tutti negli ultimi 2 anni alla guerra tra Ucraina e Russia si è perso completamente traccia di tutto il resto, di tutto quello che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni? Com'è che nessuno ne parla più? Com'è che ci sono questi rapper o sedicenti tali, uomini di spettacolo che non hanno neanche un nome, ma hanno semplicemente delle sigle, dei nomignoli come dei fossero delle personcine, dei peanuts, si prodigano a spada tratta per difendere la pace, per dire quanto sono indignati per la guerra nel mondo? Ma dov'erano? Anzi, si ricordano cosa hanno fatto e cosa hanno detto in questi ultimi 2 anni rispetto a coloro che non seguivano il pensiero unico? Allora la guerra è un significato, perché è qualcosa che ci viene indotta dall'esterno. Ciò che più importa è l'effetto che su di te, su tutti, sull'opinione pubblica ha questa guerra. Non è tanto la guerra in sé, che è sempre un'atrocità ovviamente, ma chiaramente non fa differenza se muoiono in Congo, muoiono in Ucraina, muoiono in Italia o muoiono chissà dove. Però perché ci preoccupiamo tanto per questa singola guerra e degli altri non ce ne frega niente? Non sappiamo nemmeno che si sono combattute queste guerre e che si continuano a combattere. Lo sai, io vivo alla Spezia e qui c'è un'azienda che costruisce armi, grandi armi, carri armati. E dove pensi che vadano questi carri armati? Vengono fabbricati per metterli sul tabellone del risico? Dove pensi che vadano tutte le armi sulle quali si spendono e si investono miliardi in tutto il mondo e che sono finanziate sempre dalle stesse lobby che non stiamo neanche a menzionare? Allora, perché mi indigno se scoppia una guerra o se la lente di ingrandimento della stampa, dei media, semplicemente mi porta a identificare quella come il pericolo del momento, in modo tale che succeda qualcos'altro, in modo tale che io mi distragga probabilmente da qualcos'altro? Ti voglio far riflettere su questa cosa. La guerra è quella che si disputa ogni singolo istante dentro di te. Dentro di te, perché se veramente volessi la pace, se veramente la pace fosse qualcosa che ti tange, che ti preoccupa, che ti sta così tanto a cuore, come mai sei sempre pronto, pronta a fare la guerra al tuo vicino di casa? Come mai sei sempre pronta a fare la guerra al tuo partner, alla tua partner, ai tuoi figli, ai tuoi genitori? La vera guerra è quella che sta dentro il tuo cuore. Il significato esoterico della guerra è quella che combatti quotidianamente contro te stesso, contro te stessa. Allora ti voglio leggere
due righe da un libro molto significativo che io amo molto e che è il libro di Auspensky, l'allievo di Gurdjieff, nel quale Auspensky chiede a Gurdjieff, ci troviamo all'incirca all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, e Auspensky dice, allora, chiede a Gurdjieff, ma la guerra non si può evitare? Allora senti cosa risponde Gurdjieff e poi fatti una tua idea se questa guerra è un fatto o un significato, e se ha un significato, quale tipo di significato è? Come impedire le guerre? Non si possono impedire le guerre, risponde Gurdjieff. La guerra è il risultato della schiavitù nella quale l'uomo vive. Ad essere esatti, le guerre non avvengono a causa degli uomini. Alla loro origine stanno cause planetarie, cosmiche. Ma negli uomini non vi è alcuna resistenza a quelle forze e non vi può essere perché gli uomini sono in ultima analisi schiavi. Se fossero degli uomini, se fossero capaci di fare, sarebbero anche capaci di resistere a quelle influenze e di trattenersi dall'uccidersi l'un l'altro. Tutte queste teorie sulla pace universale, tutte queste manifestazioni e conferenze e dichiarazioni non sono altro che sintomi di pigrizia e di ipocrisia. Gli uomini non vogliono pensare che a se stessi, non vogliono lavorare su se stessi, non pensano ad altro che indurre gli altri a soddisfare i loro biechi capricci e desideri. Come può l'uomo essere libero dalle grandi forze cosmiche che lo circondano? Egli è in balia di tutte le cose intorno a lui. Se fosse capace di liberarsi da tutte le cose, sarebbe in grado anche di resistere alle forze cosmiche, planetarie ed esoteriche che lo inducono ad uccidere il suo simile, il suo fratello. Libertà, liberazione. Questo deve essere l'unico scopo nella vita di ciascun essere umano. Diventare libero significa sfuggire a qualsiasi tipo di schiavitù. Ecco ciò per cui l'uomo dovrebbe veramente lottare dal momento che è diventato, anche per un singolo istante, cosciente di ciò che è, cosciente di se stesso. Questa è la sola via d'uscita per l'uomo. Nient'altro è possibile. Fin tanto che rimane schiavo interiormente ed esteriormente, ma non può cessare di essere schiavo esteriormente, fin tanto che lo sarà interiormente. Così, per diventare libero, veramente libero, deve conquistarsi la libertà interiore. E lo vuoi sapere qual è la prima ragione ed unica forse della schiavitù interiore dell'uomo? Ebbene, è la sua ignoranza, è l'ignoranza di ciò che è veramente, l'ignoranza di se stesso. Senza la conoscenza di sé, senza la conoscenza del moto della propria macchina umana, è destinato a fallire miseramente. E non potrà mai essere libero, non potrà mai governarsi, non potrà mai scegliere di fare o non fare la guerra, perché le forze esterne agiranno sempre su di lui ed avranno la meglio. Ecco perché negli insegnamenti antichi, esoterici ed iniziatici, la prima e più importante richiesta che si faceva ad ogni iniziato era: conosci te stesso.